Partita la prima battaglia della C5 in linea giovanissimi femminile, 10 gli atleti sul percorso, da adesso per loro 2 giri completi alla conclusione di questa prova. Si gira naturalmente sull'anello esterno, quindi tratto più lungo dell'intera pista, misura oltre 50 metri. In questo istante per la prima volta avrà il compito di proiettare tutte loro sul traguardo dell'ultimo giro. Tra breve il quinto giro evidenzierà a tutte le concorrenti in gara un solo giro alla conclusione, che sarà sottolineato dallo squillo della campana. Campana che arriva con una puntualità al passaggio delle concorrenti all'ultimo giro, ripeto, di fondamentale importanza è il tempo, in quanto la classifica della propria stilata sulla base dei tempi impiegati dalle singole atleti a coprire questi 600 metri per la loro prova in edificato di noi con un terreno forma, quindi ufficiose ed indicativa i tempi impiegati dalle varie batterie per coprire questi 600 metri. La rete qui ragazze non è ancora finita, tempo di riferimento 1:42:73, questo è il riferimento per la prima batteria. Ma abbiamo detto, sono due giri da compiere più un primo tratto di percorso. Ha preso via la prova per la batteria numero 2, sono 11 gli atleti sul percorso, due giri da adesso per tutte loro. 11 concorrenti che stanno percorrendo il rettilineo contrapposto a quello del traguardo, vediamo in prossimità della curva. Stanno transitando in questo istante, quindi tra breve l'ultimo passaggio sul traguardo finale, quello dell'ultimo giro, con lo squillo della campana relativa. Attenzione, avrete ancora un giro per voi completo prima di tagliare il traguardo finale. Si sta ampiamente allungando sul percorso, ovviamente stiamo avvicinando al traguardo finale. Siamo all'uscita di curva con un tandem di atleti che fa da battistrada in questa prova. Ricordiamo la fondamentale importanza del tempo in questa gara. 1:29:49 è il tempo di riferimento per questa seconda batteria che... Partita la prova per la batteria numero 2, 600 in linea, giovanissimi femmine, due giri da adesso per tutte le atlete in gara. L'ultimo giro, atleti in prossimità dell'ultimo passaggio, ultimo giro ancora da compiere. Thank you.
Patrick Settimo, dal traguardo conclusivo a spingere fino in fondo, perché il tempo di dare il piazzamento all'interno della propria porteria la cosa potrebbe, quindi bisogna conquistare il tempo migliore se si vuole arrivare al podio. Arriva 1:25:90 e il riferimento per questa terza batteria che si è conclusa. Ha preso via in questo istante anche la prova per gli atleti della batteria numero 4. Anche in questo caso 11 concorrenti sul percorso di gara. Vediamo l'indagine sulla dell'ultimo giro, mentre infatti un giro completo ancora di pista, quindi abbiamo il traguardo finale. La palestra che sta avviandosi al passaggio dell'ultimo giro con la sfida di Cartagena. Ancora atleti sul percorso, quindi la gara non è ancora ultimata, consigliamo naturalmente a tutte le concorrenti che hanno preso il via di chiudere regolarmente la prova. La quinta batteria al termine di questa prova, di questa gara, si è turno della pari categoria maschile. Le partite che sono necessarie di giocare, iniziamo a dare una cerimonia da adesso dichiarare ufficialmente ultimato.